Non ero tornato in Baker Street neanche da mezz'ora, quando... Le ho detto che non può entrare, signore. Lei ha le ossa del cranio meno sviluppate di quanto mi aspettassi. È un'abitudine pericolosa tenere armi cariche nella tasca della vestaglia. Lei evidentemente non mi conosce. Al contrario, mi sembra evidente che la conosco bene. Posso dedicarle 5 minuti, se ha qualcosa da dirmi. Tutto quello che ho da dire a lei è già balenato nella mente. Forse anche la mia risposta è balenata nella sua. Intende andare avanti? Naturalmente. Mi ha rovinato l'affare dell'oro francese. Ah. C'era lei dietro la Lega dei Capelli Rossi. Un'idea geniale e molto ben organizzata. È un grosso elogio venendo da lei. Mi ha intralciato la strada prima il 4 gennaio. Verso la metà di febbraio sono stato seriamente disturbato e alla fine di marzo lei ha ancora ostacolato malamente i miei piani. E adesso, con quest'ultimo affare in Francia, mi trovo in una posizione per le sue continue persecuzioni per la quale rischio seriamente di perdere la mia libertà. La situazione sta diventando impossibile ormai. Ha qualche suggerimento a proposito? Lei la deve smettere, signor Holmes. La deve smettere. E se io mi rifiutassi? Sono sicuro che un uomo della sua intelligenza capirà che non ci può essere che un'unica soluzione a questo problema. È necessario che lei si tiri indietro. Lei ha organizzato le cose in modo tale che noi non ci possiamo più muovere. Per me è stato un piacere dell'intelletto vedere in che modo lei si è destreggiato in questa faccenda. E le dico sinceramente che sarebbe un dolore per me vedermi costretto a prendere drastiche misure. E ora perché ride? Le assicuro che sto parlando seriamente. Il rischio fa parte del mio lavoro. Qui non si tratta di rischio. Si tratta di distruzione inevitabile. Lei non sta ostacolando un semplice individuo, ma una potente organizzazione della cui portata nemmeno lei, con tutta la sua intelligenza, è in grado di rendersi conto. Bisogna quindi che lei si tolga di mezzo, altrimenti finirà calpestato. Temo che, per il piacere di questa conversazione, abbia trascurato affari di una certa importanza, che mi aspettano altrove, quindi se non le spiace. Bene, bene. È un vero peccato. Ma io ho fatto quello che potevo. Adesso il duello è tra lei e me, signor Holmes. Lei spera di mandarmi sotto processo. Lei spera di battermi. Se la sua notevole intelligenza riuscirà a distruggermi, stia tranquillo che io farò in modo di ricambiarle il favore. Lei mi ha tributato parecchi complimenti, signor Moriarty. Lasci che gliene faccia uno anch'io, in segno di gratitudine. Le giuro che
Se riuscissi a distruggerla, sarei pronto, nell'interesse del mondo, ad accettare di farmi distruggere. Guardi che un'eventualità preclude l'altra.